No, devo rifare da capo perché devo fermarmi, sennò poi mi perdo il discorso. Buongiorno YouTubers e benvenuti in questo nuovo video. È tanto che non ci vediamo. Cause di forza maggiore hanno fatto sì che io mi prendessi molto tempo per tornare su questi schermi. La notizia del giorno è che ho sviluppato l'alopecia. Non voglio che sia un big deal. Non andrò ad approfondire in questo video la mia situazione, la mia condizione, ma andrò a fare con voi una riflessione più ampia che spero possa applicarsi a altri ambiti, altri contesti, altre vite, altri vissuti che non dipendono dalla mia situazione. Non voglio che dipendano necessariamente da una situazione simile alla mia, perché credo che siano dinamiche che in tanti possono vivere, soprattutto post pandemia. Quindi iniziamo. Il 2023 è un anno che mi sta veramente mettendo alla prova. È stato un momento e continuerà a esserlo di crescita obbligata. Nessuno mi ha avvertito che avrei dovuto vivere un momento di consapevolezza così estremo da obbligarmi a maturare e crescere come persona. È stato uno schiaffo che mi costringe a rimettere tutto in prospettiva, il che penso sia per tanti motivi che tante persone nel 2023 sono state costrette a rivalutare la propria vita, la propria condizione. Quindi credo che, non dico che prima o poi capiti a tutti, ma mi aspettavo che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento, e è arrivato oggi. Durante il mio momento di down, diciamo, quello più estremo, dove ho toccato più il fondo, ho vissuto principalmente tre momenti precisi e caratterizzanti: la presa di consapevolezza, la percezione del giudizio degli altri, un tipo di fragilità che mi ha isolata. Purtroppo quando viviamo una situazione spiacevole o semplicemente siamo sopraffatti da un qualcosa che non riusciamo neanche noi a identificare e quindi non sappiamo come affrontarlo, tendiamo anche a pensare a come le persone attorno a noi percepiscono il nostro stato d'animo e la nostra condizione, e diventiamo sempre più chiusi nei confronti degli altri e concentrati su noi stessi, il che non è un male, perché ognuno affronta le difficoltà a modo proprio. Quindi è necessario che in ogni momento di tristezza, difficoltà, qualsiasi sia la problematica, se la stiamo vivendo noi, ci concentriamo su noi stessi e la affrontiamo nel modo che riteniamo più corretto, istintivamente, senza ragionarci troppo su quale sia il modo giusto. Mi sento di fare così, agisco così. Al tempo stesso, se siamo noi a vedere altre persone che stanno affrontando un momento di difficoltà, lasciare fare, non necessariamente andare a spiegare alle persone come affrontare un qualcosa che noi vediamo dall'esterno con una certa freddezza, e le persone che invece sono nel pieno di questa situazione difficile non hanno la freddezza per ragionarci sopra e ottenere un esito ragionato e meno istintivo su come agire nei confronti di se stessi e nei confronti anche degli altri. Temiamo sempre di fare del male agli altri quando le persone che stanno soffrendo siamo noi, e non è giusto. Dovremmo smettere di preoccuparci per gli altri un attimino e iniziare a pensare a noi stessi. E lo so che è difficile, fidatevi, io sono la prima che si preoccupa per gli altri, e quando inizi a pensare che possano essere gli altri a preoccuparsi per te, diventa tutto estremamente pericoloso. A 26 anni, che è la mia età, siamo tutti a uno stadio di vita diverso. Negli anni
2000 è veramente difficile pensare che siamo tutti nella stessa condizione dove viviamo le stesse cose allo stesso tempo, soprattutto in un mondo post diploma, post università, in cui ognuno ha le proprie priorità e le proprie aspirazioni. Quindi è ingiusto mettersi a confronto con gli altri, a meno che non sia un confronto sano, uno scambio con persone che stimiamo e a cui magari vorremmo assomigliare perché hanno uno stile di vita che ci piace e vorremmo diventasse anche il nostro stile di vita. Ma il tutto rischia sempre di diventare malsano perché diventa invidia e soprattutto ci fa temere per il fatto che noi non siamo ancora lì e vorremmo esserlo. Io sono una persona molto introversa, io amo stare da sola, amo i miei spazi, ricavarmi dei momenti molto confortevoli in cui esprimere me stessa e stare con le altre persone. Vedere cose nuove mi mette molta agitazione. Ora non vorrei dire che se devo uscire mi viene l'ansia sociale, dipende da con chi sono e da dove sono. Questo momento del 2023 è il mio momento un po' di ripresa, tra virgolette, in cui sto vivendo un po' di FOMO, Fear of Missing Out. Sento che dopo aver trascorso molti momenti chiusa in me stessa, ho bisogno di condividere, di vedere gente, di uscire e vedere posti nuovi e di farlo con le persone che mi fanno stare bene e che ho volontariamente escluso dalla mia vita per un periodo perché avevo bisogno di guardarmi dentro e prima di fare i conti con me stessa. Dopodiché portare queste persone nella mia situazione attuale, coinvolgerle perché è la mia stabilità ed è giusto così, non voglio escludere le persone. Al tempo stesso è difficile cercare di equilibrare tutto in un momento appunto in cui la persona che ha la priorità assoluta sei tu e devi pensare a quello che ti fa sentire meno a disagio in quel momento per poi tornare e le persone che ti vogliono bene ti aspettano e capiranno sicuramente che se le hai escluse è perché stai vivendo un momento difficile e non è per cattiveria. E ci sono tantissime cose che ho voglia di fare, esperienze nuove, posti nuovi da vedere, il che mi piace tantissimo, è molto diverso dalla mia solita personalità così introversa, ma lo capisco perché è un momento un po' di bilanciamento con invece la mia chiusura precedente. A gennaio, nell'ultimo video, avevo parlato di questa bolla di insoddisfazione in cui ero rinchiusa e purtroppo questa bolla ancora non è scoppiata. Ci sono ancora dentro fino al collo. Semplicemente mi sono resa conto di una cosa che io ho sempre sostenuto ma che non ho mai messo in pratica veramente, cioè dare priorità alle cose. Ci sono tante cose che in una giornata, in una settimana, in una vita si possono fare, non è detto però che bisogna farle tutte. Questo momento di vita mi ha dato la possibilità di appunto rimettere tutto in prospettiva forzatamente, ma quindi anche farmi rimettere delle cose importanti sopra ad altre cose importanti, nella lista delle cose importanti, dare delle priorità, che per qualche settimana magari sono di un tipo e lasceranno poi il posto ad altro. Semplicemente non si può fare tutto e passo dopo passo si affrontano certe situazioni che meritano una certa attenzione in quel momento. Quindi dare delle priorità a specifici lassi di tempo è quello che sto facendo adesso e mi piace molto questo concedermi spazio per le cose che sento in questo momento hanno bisogno della mia attenzione. Molto banalmente, in termine più tecnico, quindi finendo la parte filosofica del video, che cosa sto facendo io? Un piccolo
consiglio di vita per pianificare le vostre giornate. Io mi pongo degli obiettivi trimestrali. Avete presente quando alla fine dell'anno vecchio, all'inizio dell'anno nuovo, vi fate i buoni propositi e vi scrivete una lista di buoni propositi e alla fine dell'anno andate a vedere se li avete rispettati e su 10 ne avrete rispettati forse, 3, di cui 2 abbandonati a gennaio? La cosa che io ho ritenuto ideale fare quest'anno e che a differenza degli altri anni mi sento che sto già più rispettando, siccome non ho fatto buoni propositi, ho deciso di propormi degli obiettivi, dei buoni propositi all'inizio di ogni trimestre. Quindi quando a gennaio ho pensato, ok, quali sono le mie priorità, cosa voglio portare a termine, le ho pensate per gennaio, febbraio e marzo. Adesso sono nel pieno del secondo trimestre, quindi aprile, maggio, giugno, e mi sono posta dei piccoli obiettivi, sia mentali che fisici. Quindi ad esempio ho iniziato a studiare francese su Duolingo, l'ho ripreso dopo anni che avevo smesso di studiare francese, io ho fatto un linguistico e mi piace moltissimo mettermi tutti i giorni a fare 2-3 minuti di lezione, mi rinfresca la memoria e sembra una stupidaggine, ma per 3 mesi io ho deciso che quella sarà una delle mie priorità e spero di poterla continuare anche oltre, ma se poi non avrò la possibilità perché altre cose prenderanno il suo posto, va bene così, è la mia priorità per il momento. Quindi non si tratta di grandi cose, anche di cose piccole, e possono essere 5 cose piccole o una cosa grande, tutto dipende da noi, quindi questo è il mio invito, provate, vedete come va. Chiudo questo video parlando di questo libro, La casa sul mare celeste di T.J. Klune. È il libro che mi ha accompagnato durante questo periodo, nell'ultimo mese e mezzo diciamo, ormai l'ho già finito da una 15 di giorni, ma ci tenevo a inserirlo perché è il libro che mi ha prestato la mia migliore amica per un gruppo di lettura. Ce l'avevo già in TBR, quindi sono stata super felice di leggerlo ed è arrivato il momento giusto. Come ho detto anche a lei, è una coccola per l'anima questo libro. Ci tengo a consigliarlo a tutte le persone che stanno vivendo un momento di grande fragilità emotiva, ma anche fisica da un certo punto di vista, per qualsiasi tipo di problematica, difficoltà. Troverete sicuramente modo di avvicinarvi ai personaggi grazie a questa vostra fragilità, perché è qualcosa di condiviso con loro. E parla di Linus Baker, un assistente sociale, in un mondo in cui esistono le creature magiche e lui deve affrontare il suo lavoro con una certa freddezza, che è anche tipica del nostro mondo, per quanto riguarda appunto il lavoro di assistente sociale, ma Linus ha anche una sensibilità spiccata che non è condivisa da tutti. Questo lo rende speciale e lo rende perfetto per quel ruolo. E è veramente un balsamo in questi periodi di difficoltà, ve lo stra consiglio. È arrivato proprio il momento ideale, mi sono commossa e commossa e finendolo ero in una valle di lacrime, veramente, ma di lacrime sempre, sempre felici, di gioia, quindi ve lo consiglio tanto. E tra l'altro questa è la sua copia, quindi adesso me la devo comprare anch'io per la mia libreria, perché non può mancare. Siamo arrivati alla fine di questo video. Vi assicuro che prima di registrarlo ci ho pensato tantissimo, ci ho messo tantissimo infatti a scriverlo, scrivermi la scaletta di idee che volevo portare, ma a un certo punto mi sono decisa e ho deciso che era il momento giusto, quindi se lo state vedendo è perché ho superato questo scoglio e spero che sarà tutto in discesa a livello di ritorno su questo canale, su questi schermi. Spero che mi rivedrete un pochino più spesso. La vita si potrebbe mettere in mezzo in altri modi, ma spero modi più piacevoli, quindi vedremo come andrà a finire. Io vi ringrazio tantissimo, tantissimo per
il supporto per essere arrivati alla fine di questo video e per essere ancora sul canale, iscritti, pronti a vedere i miei piccoli grandi contenuti. Veramente questo è un luogo molto safe per me, nonostante tutte le persone che entrano su questo video possano in qualche modo entrare in contatto con la mia realtà, quindi non è uno spazio privato ma estremamente pubblico e esposto, mi sento molto safe, quindi grazie mille. Se questo video vi è piaciuto, se in qualche modo ha scatenato una qualche riflessione, fatemelo sapere con un like o un commento. Per me è veramente importante aver reso pubblica questa mia situazione, soprattutto emotiva, quindi voglio concentrarmi sulla componente emotiva di quello che ho detto, ci tengo molto, soprattutto se può essere condivisa da qualcuno. Se non volete perdervi i prossimi video, che spero arriveranno con un pochino più di regolarità questa volta, non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie mille a tutti ancora e ci vediamo al prossimo video. Oh, e venite a seguirmi, questa cosa me la devo ricordare, venite a seguirmi nei social che vi lascio sotto nell'info box, lì sono molto più attiva e vi posso dare degli aggiornamenti magari sulla mia vita con un pochino più di tempestività rispetto ai video su YouTube che richiedono un certo impegno proprio a livello di tempo nella loro pubblicazione, quindi se vi va venite a seguirmi nei social, soprattutto sulla mia pagina Instagram. Ciao! E ricordate, non siete mai gli unici a provare quella brutta sensazione o a vivere quella spiacevole situazione. Non siete mai soli.